Allora, brevissimo video per far vedere come si può, praticamente usando il collab che metto in link, che è poi questo che vedete nello schermo, riuscire a trasformare un testo in italiano in una lettura in un file MP3. Allora, semplicemente voi prendete questo oggetto, questo collab che viene fornito, e poi potete fare il play. Insomma, il play sarebbe questo tastino qua. Il tastino in pratica visualizza, fa la trascrizione in MP3 di questa frase. Quindi, per esempio, in questo caso, ciao, sono un'intelligenza artificiale, e poi di conseguenza genera un audio, in questo caso di 3 secondi, che facendo il Ciao, play sono praticamente un'intelligenza si ottiene artificiale. la lettura e quindi abbiamo un MP3 che illustra quello che facciamo. Questo GTTS Google Text to Speech, e quel file lì lo scrive nel file che lo scrivete, nel senso che qui si fa GTTS di questa frase, lingua italiana. Si salva in hello.mp3 e poi in questo caso fa il play di audio, ma l'hello.mp3 lo trovate anche qua. Quindi a questo punto qui potete andare cliccando su qui dove c'è il folder, e quindi col folder potete tranquillamente salvarvi, fare il download di questo file e quindi avere il filetto che è praticamente playabile. Ok? E quindi questa è una tecnica, tra l'altro è anche abbastanza piccolo, sono 15 kilobyte, quindi voi praticamente ci avete il filetto usando praticamente l'accortezza di usare Colab, che è quel sistema che avevo già accennato qualche tempo fa, anche ultimamente, che permette di lanciare dei programmi scritti in Python in maniera gratuita grazie a Google. Saluti, buonasera.